Diagnosi precoce e stop agli spostamenti inutili. Sono questi i principali vantaggi scaturiti da una fondamentale donazione da parte del Rotary Club di Pesaro a favore della residenza sanitaria Galantara. Si tratta di un ecografo portatile completo di carrello e stampante laser e di un elettrocardiografo. Due nuove apparecchiature del valore complessivo di 26.700 euro, particolarmente preziose per la struttura pesarese che, tra la prima e la seconda ondata, ha già curato e assistito oltre 410 pazienti Covid. Un percorso che è cominciato a maggio dell'anno scorso, prima dell'inizio della mia presidenza, valutando le necessità che sul territorio si erano verificate a seguito della pandemia. A Galantara mancava un ecografo e quindi ci siamo adoperati per riuscire a donarlo, e per fare questo abbiamo utilizzato i fondi della Rotary Foundation, che ci è stata molto vicina, e per la prima volta siamo riusciti a raccogliere appunto dei denari anche all'estero, cosa che di solito nelle nostre progettazioni era più facile vedere uscire. In questo contesto abbiamo avuto un forte ingresso e questo ci ha consentito di riuscire a fare questa donazione. Siamo molto contenti perché, oltre all'ecografo, che è uno strumento molto, molto valido dal punto di vista tecnico, siamo riusciti a donare anche un elettrocardiografo per rendere l'istituto di Galantara sempre più autonomo, quindi per fare in modo che i pazienti di Galantara non si devono spostare a seguito delle loro necessità. Quanto è importante questa donazione? È molto importante perché in primis va finalmente a una struttura territoriale, una struttura del territorio. Questa è un RSA che ha una duplice funzione, sia la cura e l'assistenza delle persone anziane post acute che anche la parte di riabilitazione intensiva, quindi ha una duplice anima. L'ecografo e l'ECG sarà utile perché così le persone che sono ricoverate e hanno bisogno di assistenza, in questo momento sono anche Covid positive, non dovranno più prendere l'ambulanza, essere trasferite verso un ospedale o una struttura territoriale mia poliambulatoriale per effettuare o un'ecografia o l'ECG. Questo è importantissimo e soprattutto rafforza la qualità dell'assistenza che noi diamo, in particolare delle cure primarie, perché ricordiamo che questa è una struttura che è completamente gestita dalla medicina generale, dalle guardie mediche e da fisiatri. Le apparecchiature verranno utilizzate anche nel reparto di riabilitazione e regalano sin da subito una boccata d'ossigeno all'intero sistema sanitario locale alle prese con l'emergenza Covid. Con le forze nostre non riusciremmo ad arrivare dappertutto quello che serve per il territorio, quello che serve per lo ospedale e quant'altro, quindi il Rotary ha fatto una donazione importantissima in una struttura territoriale che in questo momento sta rispondendo in maniera molto molto importante alla pandemia. Ci permette di prendere pazienti dall'ospedale, principalmente dall'ospedale di Marche Nord, e in contemporanea, quindi prendendo pazienti all'ospedale di Marche Nord, consente di liberare posti di malattie infettive e quant'altro per l'ospedale di Urbino, quindi diciamo che è un'integrazione importante. Poi uno strumento che finora nelle strutture residenziali non c'era mai stato, quindi chiaramente obbligherà i professionisti che operano all'interno della struttura ad acquisire anche esperienze e quant'altro, e che potremo tenere cara per dare risposte adeguate ai malati ricoverati in questo momento in quella struttura per Covid, ma prima o poi il Covid finirà, è una struttura che rimarrà come struttura residenziale territoriale, quindi potrà contare su questo importante strumento anche in futuro.